Suoni che raccontano la storia. Gli storici normalmente ricostruiscono il passato attraverso le fonti, quelle scritte soprattutto, ma naturalmente anche quelle fisiche, concrete, gli oggetti, ciò che riusciamo a recuperare dall'archeologia. Beh, raramente gli storici però hanno pensato al suono. Beh, per un motivo abbastanza comprensibile, il suono è volatile, il suono scompare. E così ecco apparire i suoni ormai perduti, inevitabilmente, dei flauti persi nelle grotte antiche del Neolitico. Ecco risuonare nuovamente le corde delle cetre greche. Ed ecco di nuovo il pianoforte, che certo è uno strumento che conosciamo tutti, ma se lo associamo al senso di quel passato, beh, improvvisamente prende un altro suono. È il pianoforte che aiutava la borghesia a diventare tale, che costruiva un senso della casa e un senso dell'appartenenza sociale. Oppure la chitarra, che a un certo punto cominciò a raccontare attraverso il suo suono, attraverso la sua facile manovrabilità, il senso e il suono stesso di una nazione, mescolando le differenti provenienze musicali e le differenti provenienze culturali e creando così una cosa che era di fatto nuova. Può sembrare strano, ma anche attraverso il suono di un pianoforte, di una chitarra, improvvisamente, poco alla volta, il suono del passato torna a farsi sentire.